voluto un terzo infarto per ritrovarci tutti insieme nella stessa stanza. Cari figli miei, levatevi dai figli. Che voi non sapete nulla del suo stato di salute. Babbo. Babbo? Ci siamo un pochino persi di vista. Sono 5 anni, ci si vede. Vabbè, 5 anni. Il professore ormai è quasi non vedente. Stare a casa sicuramente renderebbe meno duri questi suoi ultimi giorni. Questo vecchio padre, provvido, che non ci vede. C'hai tante buone qualità. Dimmene una. Che? Il babbo ha fatto una carezza a Bernardo e si sarà pulita la tua faccia dopo essersi soffiata il naso. C'è una cosa che dovevamo fare tutti insieme e non l'abbiamo fatta. E ti ha parlato di Parigi. Il viaggio ammazza rimpianti. Ma tu lo vedi in che condizione è? Questo non è l'ultimo desiderio. Questa è l'ultima sigaretta di un condannato. Come si fa ad andare a Parigi senza andare a Parigi? Sei mai andata a Parigi senza uscire da un maneggio? Bambini, tra quanto siamo a Bologna? 20-25 minuti. Professor Canistracci. Ma che ci fai qua a Bologna? Bologna. Intanto piglio la carabina e gli spara le ruote. Piccola sosta d'osta. Bella osta. Oh, eccoli in scena. Ma che bellezza. Ma quelli sono due animali. Stan vecchi. Babbo, bravo, stan vecchi. Allora resta con me. Il tempo è relativo. Non è mai troppo tardi per inseguire il sogno. Amo lo stesso. 12 ore possono far recuperare una vita. Buon Natale, babbo. Buon Natale. Buon Natale, babbo. Pare parecchio a Parigi. Ma come siamo arrivati a questo punto? Siete anche voi parte del nostro meraviglioso sogno. Che piglio i tampone alcol o cocaina.